Cioè il fatto di vedere in tutti i settori nei quali abbiamo svolto un'azione, vedere effettivamente avvicinare la soluzione del problema, vedere crescere quel settore nel quale ci eravamo impegnati, era una soddisfazione, una notevole soddisfazione. Ma mi ricordo che fu un periodo entusiasmante dal punto di vista professionale, perché si riusciva a costruire qualcosa di cui si guardavano i risultati in tempi abbastanza brevi. La tenacia di portare avanti un percorso che è stato un percorso decennale prima di arrivare alla direttiva, in quanto si dovevano creare i presupposti per tecnico-scientifici per arrivare a una direttiva. Ma la coscienza, diciamo, del sociale scientifica nasce dall'Unione di Firenze. Io ero giovanissimo. La richiamammo poi all'inizio degli anni Ottanta per spiegare alla popolazione e a quei politici di mestiere, che però sapevano il loro mestiere, Zambelletti un esempio, che non si può predire un'inondazione se si mandano i dati per posta. E allora che necessità della rete, la rete in telemisura, tutta innovazione tecnologica che richiedeva finanziamenti che pian piano, a ogni disgrazia, si ottenevano. La prima esperienza nacque con l'alluvione del Piemonte, che quando avvenne io non ero ancora sottosegretario, lo divenni qualche mese dopo. Allora il primo problema da affrontare fu non di carattere scientifico, fu legato al fatto che nonostante fossero stati stanziati fondi significativi, la ricostruzione non era stata avviata per nulla. E quindi un impegno importante fu avviare questa ricostruzione. Però ovviamente in un angolo del cervello rimaneva il problema del perché era avvenuta questa alluvione, del perché non c'erano stati segnali, perché non c'era stata nessuna attività di prevenzione. Quindi quando venne il momento fu opportuno cominciare a affrontare questi aspetti. Purtroppo nel 94 questo bollettino emesso lì è quello a 48, ma ce n'è uno precedente emesso a 72 ore, quindi il primo è stato emesso a 72, l'altro 48 ore prima dell'evento. Cosa succede? Che purtroppo questo bollettino è stato dimenticato nei fax e l'unico risultato che ha prodotto sono state le conseguenze di natura giudiziaria nei confronti dei prefetti e dei presidenti di provincia, in quanto non c'era un sistema di protezione civile che potesse gestire queste informazioni in termini di efficacia ed efficienza. L'alluvione del Piemonte ha avuto un impatto rilevante, non solo tecnologico, ma anche sociologico, perché fino a quel momento nessuno pensava che i prefetti dovessero fare qualcosa quando pioveva tanto. E invece fu riconosciuto anche dai tribunali che se qualcosa avessero fatto forse sarebbe andato meglio. Il problema di individuare chi forniva le previsioni, valutare la qualità di queste previsioni, giungere abbastanza rapidamente la conclusione che non era all'altezza dello scopo per il quale erano previste. Dall'altro lato individuare degli altri interlocutori con i quali dialogare per sviluppare queste attività. E quindi rapporti importanti di collaborazione con alcuni esperti, ricercatori di questi settori. Definimmo che ci sono dei rischi che sono predicibili e dei rischi che non sono predicibili.
la parola predicibile è un'acquisizione culturale che ci vuole molto tempo per riuscire ad averla. E che i rischi predicibili sono sostanzialmente i rischi meteorologici e idrologici, cioè i rischi idrologici che sono sollecitati da estremi della meteorologia. E da lì si costruì nelle regioni disponibili e poi pian piano anche a livello centrale il sistema di allertamento che osservava le previsioni meteorologiche, che osservava le precipitazioni e che valutava le portate dei corsi d'acqua. Nell'alluvione del 2000, nel frattempo, in Piemonte era nato, a seguito appunto dell'evento del 94, un sistema di protezione civile estremamente robusto, che l'allertamento è servito moltissimo perché con una magnitudo praticamente identica a quello del 94, gli effetti sulla perdita di vite umane è stato praticamente molto molto ridotto. Via via che ci si occupava di capire a breve cosa sarebbe successo, dice, ma io ho bisogno di vedere la pioggia quando si forma, quando piove, dove piove e con che intensità piove. È per quello che la rete radar è diventata, contrariamente a quella degli Stati Uniti, un'emula di quella canadese, perché quella era disegnata così e allora consentiva di leggere la pioggia mentre si forma. Più di questo non si può fare. E poi con l'alluvione del 2000 è iniziato un percorso che è quello del nowcasting, della previsione in corso d'evento, della ritaratura dei dati in corso d'evento che con la sala situazioni, con il radar meteorologico, e che nel frattempo la regione del Piemonte sarà dotato di ben due radar meteorologici, uno in code sharing con la regione Liguria e l'altro sul Brig della Croce della collina di Torino. E quindi l'utilizzo dei radar, l'utilizzo della rete a terra, perché nel frattempo eravamo implementato notevolmente la rete a terra tipo pluviometrico, idrometrico, e quindi si è riusciti a ottenere un ottimo risultato. Sulla base di questo il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile aveva richiesto alla Regione Piemonte con una specifica consulenza di ingegnerizzare per tutta Italia questa metodologia che la Regione Piemonte aveva sperimentato sul proprio territorio. E di lì è nato, diciamo così, con Chicco De Bernardinis, oltre che con il professor Franco Siccardi, che è stato il partner essenziale e iniziale di tutto questo percorso, poco per volta arrivare i presupposti tecnici e scientifici per la direttiva sugli allertamenti, perché la direttiva non nasce così a caso, non è un atto amministrativo fine a se stesso, ma è la conclusione di un percorso tecnico-scientifico che poi ha determinato la codificazione con una direttiva delle procedure del sistema d'allertamento. Ecco, un po' in tutti questi aspetti, legare la previsione alla prevenzione e cercare di migliorare tutte e due, ma la prevenzione rimane comunque, secondo me, prioritaria. È più importante la prevenzione della previsione, per ovvi motivi, perché se non siamo capaci di prevedere, siamo capaci di fare in modo che non produca danni. Il sistema di allertamento è quanto mai maturo, funzionante. Quello che forse, a parer mio, manca ancora un pochino è la parte di gestione dei piani di protezione civile. Cioè, i piani di protezione civile devono essere degli automatismi. Quando io ho un bollettino che mi dice, il bollettino d'allertamento, che mi dice cadranno X millimetri di pioggia e gli scenari sono A, B e C, ci devono essere degli automatismi. La formazione di un linguaggio comune
è stato lungo, è stata lunga. Adesso io continuo a parlare di bombe d'acqua per spiegare che c'è un linguaggio che non va utilizzato. Cioè deve essere un linguaggio che deve essere rispettoso della capacità di comprendere di quelli cui i messaggi sono inviati. Bisogna fare in modo, e lo si sta facendo tuttora, non è finito il percorso, che chi è esposto al rischio sappia di essere esposto nei momenti in cui è esposto.